Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi non sarà chissà che grande avventura, perché ho poco tempo, perché poi vado a lavorare. Però volevo staccare un pochettino dalla routine e volevo andare a mangiare fuori. Perciò oggi andremo a mangiare fuori, nel mio stile ovviamente. Andiamo, vi porto con me a scoprire, magari tanti di voi la conoscono, una parte di Vigone. Mi sembra verso la frazione di Zucchea, una roba del genere. Comunque c'è la Bassa del Pellice. Posto molto carino, particolare, dove va bene veramente andare a fare i picnic o andare a prendere un po' di sole, per chi prende il sole, non io e dove stare magari un pomeriggio, una giornata in relax. È un bel posticino, un bel posticino. Adesso mi sto muovendo sulla strada da casa mia che porta a questo posto qua e vi lascerò le coordinate in descrizione, in modo tale che laddove arrivate, arrivate, avete le coordinate, potete mettere, vi porto direttamente lì. E dai, ci vediamo direttamente laggiù, ok? A dopo. Ed eccoci qua, sono arrivato di lì e adesso vi faccio vedere la Bassa del Pellice, dove c'è il guado. Un attimo, eccoci qua, questo è il guado e questa è tutta la bassa. Guardate che bella zona, anche per gli appassionati di mountain bike, venire qua a farsi un giro è molto molto carino, molto molto bello. Una volta sono passato il guado di qua, c'è quel cartello che non so quale sia, detto Viso Park, beh, area sportiva, vabbè. Di qua, vabbè, quando non è pieno d'acqua riuscite ad andare proprio vicino, vabbè, oltre ai rumori della mia macchina, molto vicino al fiume. E qua potete fare campeggio, è molto, beh, no, campeggio non penso, però potete fare picnic, potete farvi le giornate, è molto molto carino. Come vedete si scende abbastanza facilmente, è molto molto carino. Per chi ha le macchine basse fate attenzione, perché è pieno di buchi e di pozzanghere quando piove. Io ovviamente adesso ci divertiamo. Comunque, oltre il giro di prima che abbiamo fatto là, qua c'è un ampio parcheggio, lo potete parcheggiare, e di lì c'è una discesa che vi porta lì sotto. Ecco la discesa. Potete vedere adesso, boh, hanno fatto dei lavori per discorso argine, discorso piene, una cosa e l'altra. Purtroppo qualcuno viene sempre a scaricare in maniera abusiva, vabbè. Però anche più avanti comunque c'è la sabbia. Guardate che bella. Sembra proprio di essere tipo Mara, molto molto carino. Oggi è una bella giornata, non caldissima, ma è molto carino. Come vedete questa zona qua è molto asciutta, ma se camminate un po' subito là dietro, non questa, subito là dietro comunque c'è acqua, però purtroppo è molto asciutta, anche perché è molto ampia. Molto bello passeggiare qua, più tutto è pieno di lucertole, ma veramente un sacco, che prendono il sole, perché è giornata di sole dopo 3-4 giorni di pioggia che ha fatto. Adesso vado a riprendermi la macchina e ho trovato un posticino per cucinare. Sì. Vediamo se riusciamo a infilarci qua. Penso di sì, perché sono delle tracce, perciò la gente ci viene molto spesso. Dai, vado a prendere la macchina e ci piazziamo. Eccoci qua piazzati, adesso mi metterò qua per terra con la coperta, il mio fornelletto. Prendiamo la roba. Non so perché ho questa pietra qua, comunque va bene. No, va. Adesso vi spiego i miei versi. Stamattina ho detto, boh, oggi voglio mangiare fuori, mi porto il pentolino col mio fornelletto, mi sono portato del tacchino da fare così ai ferri con un po' di limone, non chissà che ricetta. Il mio problema è che, come tutte le volte, mi dimentico qualcosa. Ho dimenticato la pentola. Non voglio tornare a casa, però mi studierò qualcosa. Nel frattempo che mi studio qualcosa, voi guardatevi il giro col drone, va.
Eccoci qua. Allora, visto che tanto avevo dimenticato la padella, ho trovato questa losetta qua. Io ho già cucinato su pietra, come tanti di voi, però solitamente sul fuoco della brace. Sì, a casa ho una pietrollare, però è una pietrollare. Boh, vediamo. Vediamo se riesco. Tanto devo fare delle scaloppine piccole, ne farò una alla volta. Che tristezza. Però, vediamo se riesco a scaldarla, va? Mettiamo la bomba. Oh, sembrerebbe funzionare perché quello limone sta friggendo. Adesso la abbasso un pochettino, tanto una volta che è calda, e iniziamo a tagliare il tacchino. Ok, tacchino, che fa rima con coltellino. Voi mi direte, ma un tagliere qui non ce l'avrei a casa? Sì, ma insieme alla pentola. Mi sa che si è rotta la pietra. Vabbè, finché dura così facciamo andare. E che non voglio tornare a casa a farmi da mangiare. Ormai ero preso con quest'idea qua. Oh, una farfallina. Ok, proviamo. Mettiamogli un po' di sale. Un po' di limone, vediamo se non si è attaccata, ma sicuramente si è attaccata. Ah no, va, che roba, c'è anche un pezzo di pietra. va che MasterChef, questo è wild. Oh, ditemi che volete, ma tanto questa cuoce, eh? Oppa, pian pianino il mio petto di tacchino, una scaloppina alla volta, ma mangeremo. Il ristorante è un po' così, ma mangeremo. Oh, primo pezzo è cotto, assaggiamo. È buono, ma non lo dico per, è veramente buono. Pietra provata. Qua si continua. C'è da notare dalla confezione del mio sale fino. Adesso lo giriamo, se non si appiccica dappertutto. Uno. E due. Ora ho finito di mangiare e adesso mi faccio un bel pisolino. Oh. Ed eccoci qua, dopo un bel pisolino al sole, mi sono rilassato, oh, anche perché poi non c'è rumore qua, sì, qualche macchina che passa, ma saranno passate due o tre, perciò potete capire. Me ne ritorno a casa. Allora, mia avventura questa, anzi chiamarla avventura è già qualcosa di grosso. Imprevisti, come avete visto. Ma fidatevi che non è che me li cerco, eh. Avrei voluto farlo con il mio pentolino tranquillo, invece vabbè, è venuto così, pace, mi sono arrangiato. L'arte di arrangiarsi, tanti di voi sicuramente lo fanno già, perciò non è chissà che scoperta. Il posto è molto carino, ci sono svariate discese a piedi dove potete anche magari grigliare, comunque stare lì anche con i bambini, è carino.
dovete solo fare occhio quando piove, una cosa, quando sono le piene, perché questa qua è un punto proprio di piena. Vabbè, quando sono le piene sono le sbarre, chiudono la strada, perciò non vi fanno andare. Però se andate d'estate o comunque in questo periodo qua, primavera, autunno, che non c'è tantissima acqua, è molto molto carino, è rilassante. Anche per una pausa pranzo, per chi magari abita in queste zone qua, viene. Come avete visto, spero le riprese del drone siano venute, perché non lo so, forse ho avuto un problemino col drone. Comunque, si vede benissimo il Monviso e col drone si riesce addirittura a vedere la Rocca di Cavour. Carino, bel posticino, disperso in mezzo alle campagne. Lungo il Pellice so che ce ne sono altri, io conosco questo, gli altri sinceramente non li conosco. Che dire, vi ho portato con me in un pranzo un po' alternativo, adesso me ne vado a casa, che vado a dormire, che vado a fare la notte. Prima devo fare ancora due commissioni. Vabbè, dai, comunque spero che vi sia piaciuto, spero che vi abbia portato quei 10 minuti, quanto durerà questo video qua, da staccare un pochettino. Spero di avervi fatto conoscere un posto nuovo, dove magari potete venire veramente anche solo a fare un picnic, perché è molto carino per fare il picnic. E boh, dai, ci vediamo alla prossima avventura, al prossimo video, alla prossima rubrica, non lo so, non programmo nulla. Se il video o gli altri miei video vi sono piaciuti, iscrivetevi al canale, qua sotto c'è il pulsante. E il restante, seguitemi anche sugli altri social, ok? Dai ragazzi, alla prossima, ciao!